Prova a dire subito questo. Prima della effettiva conclusione della guerra, gli alleati si riuniscono per decidere il futuro della Germania e del mondo. È il 4 febbraio del 1945, ricordati, 4 febbraio 1945. Siamo a Yalta, in Crimea. Fa molto freddo, si incontrano tre vincitori, i tre capi dei paesi più importanti dell'alleanza contro Hitler. Chi sono? Joseph Stalin, presidente della Russia o Unione Sovietica, Theodore Roosevelt, presidente americano, e Winston Churchill, il primo ministro inglese. Bene, allora a Yalta inizia a prendere forma la spartizione del mondo in due sfere di influenza, in due metà. Quella russa e quella americana, i due blocchi. Gli americani inizialmente lasciano mano libera ai russi sui paesi dell'Europa orientale, hanno bisogno del loro appoggio per concludere la guerra contro il Giappone, anche se nell'incontro di Yalta in realtà tutto rimane un po' sul vago, le cose devono essere ancora stabilite ufficialmente. Pochi mesi dopo Yalta, Roosevelt, già molto malato, muore, ricordati. Il nuovo presidente, Truman, è decisamente meno disponibile nei confronti della Russia. Terminata finalmente la guerra in Europa, gli alleati si incontrano dove? A Potsdam, dal 17 luglio al 2 agosto 1945. Durante la conferenza emergono i primi gravi conflitti tra russi e americani, mentre gli inglesi hanno una posizione un po' più marginale. Comunque, a Potsdam, dove ti ho detto, la Germania viene divisa in quattro zone di influenza. Queste quattro zone che quattro anni dopo, nel 1949, diventano due. La prima è la Repubblica Federale Tedesca, con capitale Bonn. La seconda è la mitica DDR, o Repubblica Democratica Tedesca, con capitale Berlino Est. La prima, cioè la Germania occidentale, è allineata con le democrazie occidentali, va da sé. La seconda si riconosce nel modello comunista dell'Unione Sovietica. E l'Italia, in mezzo a tutti questi sommovimenti, che fa? Terminata la guerra, firma il Trattato di Parigi nel 1947. Col Trattato di Parigi perde tutte le colonie: Somalia, Libia, Etiopia, Eritrea, Albania, Rodi e il Dodecaneso. E viene messa in discussione anche la sua sovranità su Trieste. Trieste, ovviamente, come sapete, tornerà all'Italia, ma non sapete forse che tornerà solo nel 1954. Beh, mi pare di averti detto tutto quello che c'è da sapere, ma il concetto davvero importante che devi ricordarti assolutamente tra tutte le cose che ti ho detto è che dai trattati di pace della Seconda Guerra Mondiale viene fuori un mondo diviso in due blocchi contrapposti, uno condizionato dall'America e uno dall'Unione Sovietica. È la cosiddetta guerra fredda, l'abbiamo sentita nominare mille volte, continuerà fino alla caduta del muro di Berlino, ma questo è un altro bignomo. Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.